Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Come si fa per imparare una canzone a memoria? Io ho un piccolo segreto che posso svelarvi. Cantare in libertà. Quando dobbiamo fare un'esibizione, abbiamo sempre la paura di dimenticare il testo delle canzoni che cantiamo, anche perché è chiaro che c'è un'emozione diversa rispetto a quando si prova e quindi la mente ha tanti pensieri, l'ansia, devo cantare davanti a 200.000 persone e quindi uno si può scordare le canzoni. Però forse se utilizziamo un piccolo metodo ci aiuterà a ricordare meglio. Facciamo un esempio, io ho qua una canzone di Battiato che è La Cura, che tutti dovreste conoscere, e io ho provato a fare uno schema per ricordarmi questa canzone. Che cosa faccio? Mi costruisco una storia all'interno del testo. Cioè la canzone dice: ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita. Facciamo passo passo. Quindi quando dice ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, io ho pensato al papà con un figlio al parco. Se date un'ambientazione a quello che è la storia che vi inventate, è più facile ricordare. Quindi io ricordo che cioè penso al papà con il figlio al parco e ci sono dei ragazzini che lo bullizzano, diciamo così, gli fanno i dispetti. E quindi il papà comincia dicendo: ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie. Anche perché è importante ricordare la prima parola con cui inizia la frase, che ricordata la prima parola, poi solitamente il resto si ricorda. Quindi la prima è ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Poi che cosa viene? Dalle ingiustizie, perché abbiamo detto che sta subendo delle ingiustizie. E quindi sarà dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Poi che cosa viene? Ti solleverò. Quindi io ho immaginato che questo papà a un certo punto prende il figlio e lo mette in un punto più in alto affinché i ragazzi non possano raggiungerlo. Quindi ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Se non ricordate ossessione, ad esempio, voi quando cantate, costruita la storia, se vedete che ci sono delle parole che non ricordate, aggiungete dei particolari. Andiamo avanti. Poi dice: supererò le correnti gravitazionali. Quindi io immagino che dopo che il papà ha messo questo figlio in alto, al sicuro, inizia a rincorrere i ragazzi. Quindi immagino questo che corre e che supera i ragazzi. Quindi supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Poi subito, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Quindi abbiamo costruito questa storia che ci porta ad avere delle immagini per farci ricordare il testo. Poi a un certo punto va avanti e c'è questa parte che dice: vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me. Qua io ho immaginato che il papà a un certo punto fa un viaggio e va nel Tennessee. Così. Perché non deve avere per forza una logica. Ci serve solo per ricordare. Quindi, vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquila i miei sogni attraversano il mare. Eccetera. Conoscete tutti la canzone. E poi ritorna dicendo: ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Questo ti porterò. Io ho immaginato che il figlio, quando il padre va nel Tennessee, dice: papà, mi porti qualcosa dal Tennessee? Un souvenir? E quindi di là, subito dopo il Tennessee, dirò: ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, perché correremo insieme le vie che portano all'essenza. Questa parola che è l'essenza mi fa venire in mente un'essenza, un profumo. Quindi subito dopo c'è i profumi d'amore. Inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Quindi vedete come ho collegato una storia per ricordarmi almeno l'inizio, come parte una frase per poi andare avanti.
Ovviamente poi ognuno di voi, in base alla propria fantasia, costruirà una storia su delle canzoni, ci sono tantissime canzoni, e voi provate a costruire una storia dando un'ambientazione dei personaggi in modo da creare un filo logico che vi porterà a ricordare meglio quella canzone. E vedrete che funziona molto questo sistema. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video e io vi lascio dicendo... mi sto dimenticando. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.